Buon pomeriggio amici di Ciocomo, buon pomeriggio, ben ritrovati. Non è uno smottamento da poco, quello vedete che si è verificato ieri sera sulla Lariana tra Bellagio e Lezzeno. È uno smottamento importante, oggi hanno lavorato gli operai per buona parte della giornata per cercare di mettere in sicurezza, ma alla fine la decisione è stata quella di intervenire, lo si farà nei prossimi giorni. Guardate, in effetti è uno smottamento non da poco, si è staccato qui dalla montagna, siamo tra Bellagio che è lì e Lezzeno che è dall'altra parte, quindi c'è il senso unico alternato in questo momento, come potete vedere sulla Lariana. Le auto, che non sono numerose, circolano però appunto a rilento con il senso unico alternato. Nei prossimi giorni, forse già da domani, sicuramente giovedì, ci sarà l'intervento di sistemazione, quindi verrà chiuso questo tratto di strada. Ciao Maria, Nicola, un saluto anche a Lisa, buon pomeriggio. Ripeto, guardate, in effetti non è uno smottamento da poco quello che si è verificato, è successo ieri sera qui tra Lezzeno e Bellagio. Vedete, si è staccato probabilmente proprio per le piogge. È una bella frana, come dice Giussi, è certamente brutta, anzi direi per fortuna non ci sono stati feriti, però in effetti, come vedete, i massi che si sono staccati sono certamente importanti, vedete? Ecco qua. Quindi adesso per la messa in sicurezza, ovviamente con la pioggia, Maria, probabilmente, certo, con la pioggia. E quindi, ovviamente, nei prossimi giorni c'è l'intervento che verrà fatto proprio per mettere in completa sicurezza tutta questa zona. Buongiorno Daniela, Teresa, Riccardo. Sì, poi perfino parliamo dopo, ovviamente adesso no, stiamo Riccardo, no, sto dicendo a te, ovviamente le domande poi le facciamo dopo. È successo Daniela qui tra Bellagio e Lezzeno, come potete vedere. Ecco, questo nella statale Lariana. Allora, la strada sarà chiusa nei prossimi giorni, forse già da domani. Vedete che c'è il semaforo qui davanti che per oggi regola il senso unico alternato, forse già da domani, ma sicuramente da giovedì la strada sarà chiusa per due giorni di chiusura per la Lariana, e quindi ovviamente qualche possibile disagio. No, nessuno è rimasto sotto, Nicola, per fortuna, come giustamente dici, e può essere conseguenza dell'esplosione di ieri, ma dai, non scherziamo assolutamente, come dice Adriana, no, nel senso, non penso proprio assolutamente, Adriana, anche perché poi è successo ieri sera, e quindi credo che la spiegazione più logica di tutto questo sia proprio legato alla pioggia dei giorni scorsi, quella di ieri soprattutto, che ha fatto cedere. Però in effetti, come vedete, in effetti non è uno smottamento da poco, assolutamente. Se succedeva in un altro orario poteva anche coinvolgere qualche auto di transito. Per fortuna non c'è stato nulla di grave, in effetti, purtroppo, come dice Roberta, ogni giorno sembra che ci siano notizie negative, questa lo è relativamente, però per fortuna, vedete, in effetti la quantità di materiale che è franato è notevole, quindi bisognerà sistemarlo, intervenire in sicurezza la strada, che quindi sarà chiusa per i prossimi due giorni qui sulla Lariana. E abbiamo visto in effetti che i massi sono veramente grossi, come potete vedere, guardate. Beh, insomma, non è uno scherzo, è una frana importante sicuramente. Sulla Lariana, chiusa nei prossimi giorni, come abbiamo già detto, vedete anche qui altri sassi che si sono staccati. Ciao, buonasera Rosy, ciao Daniela, buonasera a tutti voi amici che ci seguite. Seguiteci anche tra poco, c'è un'altra diretta molto interessante con il presidente degli infermieri di Como, categoria in questi giorni davvero molto molto importante. Grazie Annalisa, ciao, buon pomeriggio anche a te. Lariana allora chiusa nei prossimi due giorni per mettere in sicurezza questo fronte che è franato ieri sera. Ciao a tutti, a più tardi.